contribuito, credo non sia un caso che lei facesse il fotografo, me lo sono detto dal primo momento. Lei ha fotografato in maniera metaforica e reale una realtà difficilissima come quella di Casal di Principe, che somiglia tanto alla nostra provincia, e alla nostra città e alla nostra realtà provinciale, e che quindi sentiamo un po' anche nostra. Allora, io ringrazio lei, la professoressa Palumbo, per veramente la bellezza di questo progetto, e veramente sono onorata che vengano portate avanti le attività per la legalità. Io la missione di questa scuola ho voluto che fosse alunni oggi, cittadini domani, perché il primo dovere della scuola è formare i cittadini. Buon pomeriggio, sono Giulia e le volevo chiedere quale ricordo le è rimasto di quella mattina di 30 anni fa. Giulia, buongiorno anche a te, buon pomeriggio. Il ricordo di quella mattina purtroppo avviene tutte le mattine, perché non c'è giorno che non penso a quel momento, che chiaramente ha cambiato la mia vita, a quella della famiglia di Don Diana, quella della mia famiglia. E quindi tutte le mattine parliamo anche di Don Peppe, perché c'è un sacerdote che ha continuato a fare quello che era, diciamo, il fare di Don Diana, no? Che tutte le mattine lui, prima di andare a scuola all'Istituto Tecnico Alessandro Volta, passava per il laboratorio, prendeva un caffè e andava via. Questo passaggio ideale è stato con Don Carlo, Monsignor Aversano, dove Don Peppe poi ha fatto il viceparroco. Quindi il ricordo è indelebile ed è presente tutte le mattine. Buonasera, io sono Amedeo e nel video che abbiamo registrato per il concorso io sono stata la sua controfigura. E volevo chiederle se ha avuto paura di denunciare l'accaduto. Amedeo, lo dico a tutti, è una storia di credo di grande coraggio, ma anche tanta paura. È una storia che viene poi al culmine di tutto quello che è stato un percorso in queste terre di Camorra. Io ho un archivio fotografico di morti ammazzati che è impressionante, diciamo. Ho seguito anche con mio padre tutta la guerra di Camorra, di questi territori. Quindi, forse per rabbia, forse per amore, io non lo so. So solo che quella mattina la chiesa era piena di fedeli e dopo gli spari, dopo quei 5 spari, scapparono tutti. Buon pomeriggio, sono Mattia. Ma che aggettivi attribuireste a Don Peppe Diana? Don Peppe Diana mi ha spiegato, perché secondo me sono tanti gli aggettivi da usare per Don Peppe. È straordinario, una persona solare, una persona vulcanica, non la mandava a dire. Voi pensate che io stavo con lui in parrocchia, insomma, sono stato uno dei collaboratori stretti, e quando lui faceva queste prediche belle, accorate, e guardava per esempio la stessa persona in chiesa, io me ne accorgevo, e a fine mese gli dicevo: Peppi, ma tu pare che hai detto la messa guardando sempre quella signora, quando denunciavi che la corrente non si rubava, quando bisognava andare sullo scooter con il casco, sapere da quale parte stare. Glielo diceva sempre: guardate, dall'altro lato si va a finire o in galera o al cimitero, da quest'altro lato evidentemente fai una vita più serena, con problemi in più, ma più serena sicuramente. Lui mi rispondeva così tranquillamente, dice: a me non mi possono fare niente, perché io ho questo colletto bianco, quindi che lo contraddistingueva, diciamo, era un sacerdote. Poi lui era di Casal di Principe, quindi non aveva messo in conto che poteva subire una morte così tragica nel giorno del suo onomastico. È l'unico caso in Italia in chiesa. Buon pomeriggio, sono Chiara e volevo chiederle cosa la spinge ancora oggi a testimoniare le scuole. Guarda, questa è una bella domanda, Chiara, perché io dopo l'omicidio, io già ero sposato, perché quella mattina noi ci facemmo gli auguri, io arrivai alle 7 in parrocchia e stetti in quello studio con Don Diana 22-23 minuti,
E io andai a fare gli auguri perché era l'onomastico di Don Peppe, San Giuseppe, ma anche la festa del papà, quindi ci facemmo gli auguri. E poi succede quello che succede, insomma, e incominciai ad avere delle minacce, minacce importanti, e dissi vicino a mia moglie che dovevamo, diciamo, lasciare Casaldi Principe e riparare in un'altra regione, visto che non c'era una legge che tutelava i testimoni, dovette farlo, diciamo, con mezzi propri. E io poi andai a Spello, stetti 4 anni in Umbria, in una località protetta. Ma il problema è che io là non stavo bene, perché pensavo che le battaglie poi si combattono sui campi, no? E decisi, disse a mia moglie: guarda, io devo ritornare perché se ne devono andare loro, se ne devo andare io, non ho fatto niente, niente di male. E questo mi fa riflettere al fatto che negli ultimi anni, diciamo, negli ultimi 10 anni, credo di aver incontrato più di 100.000 persone. E sono numeri altissimi. Potevo anche dire: io ho fatto il mio dovere, adesso me ne sto, diciamo, faccio un passo indietro, un passo di lato. Mentre è diventato proprio un'altra cosa. Io poi, appena vengo lì da voi, vi racconto poi la funzione del testimone, diciamo, di un testimone oculare di un omicidio così efferato qui in questa zona. Voi vedete dietro questo muro, questa è una parte del laboratorio, e qui questo è un luogo di memoria. Arrivano scout da tutta Italia, scuole e quant'altro, ma arrivano anche persone che hanno bisogno di essere accompagnati in percorsi, diciamo, un poco delicati, un po' particolari, e quindi diventi anche da esempio. Noi dobbiamo dare l'esempio, ragazzi, è inutile che perdiamo. La legalità non è un concetto astratto, la legalità è uno stile di vita, essere rispettosi come voi a scuola, volersi bene. Io parlo, diciamo, un poco da quello che dice il Vangelo, no? Lo dice Giovanni: non c'è gioia più bella di dare la vita per un amico. Io ho messo in discussione tutto. Io quella mattina Don Peppe aveva 36 anni, io 33 anni, quindi ho fatto 0 anni a 33 anni, una vita da 33 a 63 è tutta un'altra storia. Cosa significa essere testimoni e cosa consiglierete a noi ragazzi di una periferia per essere testimoni del nostro tempo? Allora, io credo che ognuno di noi debba essere sentinella del proprio territorio, perché non è un fatto che tu devi per forza, come dire, quello di Don Peppe è stata una cosa molto grande, diciamo, però l'attenzione che voi dovete portare al vostro territorio. Che ne so, io come un mantra riesco a dire ai ragazzi, ai giovani, alle scuole: provate veramente a volervi bene, ad essere amici, perché poi l'amicizia è una cosa importante, e soprattutto essere particolarmente attenti al vostro territorio. Se vedete qualcosa che non va, denunciate. Voi avete, dopo la famiglia, la scuola è una istituzione, diciamo, per la legalità, quindi riferite pure alle vostre prof se avete qualche problema, anche all'interno stesso della scuola. E guardate che la verità, dire quello che uno vede, vi rende liberi. Io mi sento veramente appagato da quello che ho fatto, lo rifarei sicuramente subito. Ma essere testimoni poi diventi veramente qualcosa che la gente ti prende ad esempio, e questa è una cosa molto, molto bella. Allora, signor Di Meo, la lasciamo e la congediamo con una parola che i ragazzi hanno pensato per lei, semplice ma significativa. Siete fantastici, voi siete il presente ma anche il futuro dei nostri territori. Siate adamantini, io vengo considerato un soggetto adamantino dalla Suprema Corte di Cassazione. Siate sempre come il diamante, non fatevi rubare il futuro.